Vi siete persi il nostro TG? Non avete potuto guardare tutte le puntate? Non preoccupatevi, c'è il meglio della settimana di Travel News 24. E a pochi passi dal Capitolium ci troviamo all'interno di Palazzo Martinengo, dove vengono ospitate importantissime mostre ed è anche una delle sedi della provincia di Brescia. E a proposito di mostre, io vi do la prossima notizia. Renato Guttuso a Pavia, nella cittadina lombarda, è l'esposizione dedicata all'artista siciliano ad aprire la stagione di mostre delle scuderie del Castello Visconteo. Guttuso, la forza delle cose, questo è il nome dell'allestimento, raccoglie circa 50 opere del pittore e vuole mostrare come gli oggetti raffigurati nelle sue tele diventino quasi capaci di parlare, grazie alla forza delle forme e dei colori. Inaugurata lo scorso 16 settembre, si può visitare fino al 18 dicembre. Se invece volete sapere di più delle mostre che vengono ospitate qui a Palazzo Martinengo, a Brescia, e per altre informazioni utili, collegatevi al sito www.provincia.brescia.it. Buonasera, questa sera nuova puntata di Travel News 24, presentiamo il plastico del Via del Foro qui a Brescia. E adesso vi diamo la prossima notizia. Bah. Volete immergervi davvero in una minuscola atmosfera medievale? Allora andate a Caserta Vecchia. Esisteva già nell'anno 861, ma furono i Normanni a dominarla davvero. E proprio loro costruirono nel primo secolo dell'anno 1000 la straordinaria cattedrale che ancora oggi domina il cuore di questo piccolo borgo. Caserta Vecchia è un tuffo nel passato, ma è straordinariamente appetibile anche oggi. Gli Scacchi. È un ristorante chiocciola di osterie di taglia slow food, presidio slow food per cacio ricotta del Cilento e fagioli di Controne. Scusi signor Vespa, volevo solo ricordare che Palazzo Martinengo si trova esattamente qui. E allora ringraziamo Edoardo Mecca per l'informazione, alla prossima notizia di Travel News 24. Progettato e realizzato tra il XVI e il XVII secolo, Palazzo Martinengo ospita importantissimi affreschi e bellissime mostre al suo interno. E adesso vi do la prossima notizia. Nei giardini di Sissi a Merano per il suggestivo fenomeno del foliage. Ogni anno il cambio d'abito autunnale del parco di Castel Trotmansdorf, caro alla principessa Sissi che qui a lungo soggiornò, richiama migliaia di visitatori pronti ad ammirare questo spettacolo naturale di colori, ma anche di suoni. C'è infatti l'infinita gradazione delle foglie, dal rosso all'arancione al giallo, ma anche il rumore ovattato della loro caduta lieve. Un'atmosfera davvero suggestiva che avvolge il parco fino ai primi di novembre, prima dell'arrivo dei mesi più freddi. Quasi come Alberto Angela, quasi. Il meglio della settimana finisce qui da Brescia. Io vi consiglio di mandarci le vostre segnalazioni sui posti che volete farci conoscere e visitare a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.